Every IND3 is sponsored by Watch Dogs. Ciao ragazzi, questa volta siamo da Bayonetta 2. Abbiamo provato una demo lunghissima dove ce le siamo date di brutto controllando la strega più sexy del mondo e abbiamo scoperto un combat system fluido, veloce e in linea col primo capitolo. Bayonetta 2 si mostra ufficialmente per la prima volta da quando è stato annunciato in esclusiva per Wii U. Allo stand Nintendo era disponibile una demo piuttosto prolungata che ci ha dato modo di assaggiare combat system e comportamento del gamepad con un picchiaduro dai ritmi altissimi. Il livello era bipartito in tre sezioni distinte, la prima sulle ali di un F-16 dove ce la siamo vista con un nutrito gruppo di minotauri angelici, la seconda sul tetto di un treno in corsa, inseguiti da un gigantesco energumeno che ha richiesto molto tempo per essere abbattuto. L'ultima intorno a un grattacielo, dove l'affascinante strega, spiegata a sorpresa a un maestoso paio di ali, se l'è dovuta vedere con un drago dalle dimensioni titaniche. Le sensazioni sono state sin dal primo momento buonissime. Combat system e feeling sono pressoché immutati rispetto al capitolo originale. Il ritmo è ancora altissimo e basta poco per diventare tutt'uno con l'avatar tra schivate rocambolesche e combo devastanti. Il gamepad ha risposto a dovere alle sollecitazioni, nonostante alla fine della demo risentivamo un leggero indolenzimento alle mani. Anche graficamente siamo nei pressi dell'eccellenza. I passi avanti rispetto al predecessore sono facilmente riscontrabili, nonostante qualche texture leggermente sgranata.